Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale. Come vedete qua al mio fianco, oggi voglio parlarvi di questi attrezzi di linea hobbistica che utilizzo ormai da un annetto, anzi addirittura la bordatrice e rifilatrice della TechLife è un annetto e mezzo che la utilizzo, e dei due accessori è quella che utilizzo molto più spesso, visto che faccio lavori hobbistici, ho più bisogno di bordare e rifilare piuttosto che fresare. Questo più che una recensione, diciamo che è un video dimostrativo oppure un consiglio, se magari qualcuno di voi è indeciso su cosa comprare, non sa magari la differenza tra una bordatrice rifilatrice oppure una fresatrice, oppure non sa che marca comprare o quanto spendere, se spendere tanto o spendere poco, in questo video spero di aiutarvi. Tanto per iniziare vi dico che questi due attrezzi sono i due attrezzi che hanno il prezzo più abbordabile per quanto riguarda le attrezzature da lavoro. Pensate che questa è la fresatrice della Parkside, costa soltanto 29 euro, però vi posso garantire che ha un motore veramente potente. L'ho utilizzato su del legno massello, ho tentato di fare una cava abbastanza profonda e non ha dato cenni di rallentamento, quindi un buon motore. Questa invece è la bordatrice rifilatrice della TechLife, costa qualcosina di più, non 29 euro ma 59, ma all'interno della scatola troverete tantissimi accessori che poi vi faccio vedere, quindi potrete utilizzarla per fare tantissime tipologie di lavoro. La differenza qual è? La differenza sostanziale, chiaramente, che una è più potente dell'altra e una è costruita in maniera diversa. Soprattutto questa, come vedete, è una bordatrice rifilatrice, si può usare a mano libera, quindi si può staccare questo basamento e quindi usarla a mano libera. È molto più lunga, meno potente e quindi è adatta per bordare e rifilare. Se invece vogliamo utilizzarla per fresare, chiaramente dobbiamo montare questo basamento e però dobbiamo passare la fresata molte ma molte più volte. Perché? Perché il motore, chiaramente essendo meno potente, si può fermare o addirittura potete rischiare di bruciare la macchina. Se andate a leggere un messaggio che mi ha mandato settimana scorsa un ragazzo quando ho fatto la recensione di questo attrezzo, ha proprio scritto che l'ha utilizzata tantissimo per fresare, sotto sforzo ha bruciato la macchina. Chiaramente invece la fresatrice sarà al contrario, va benissimo per fresare, motore molto potente, ma se dobbiamo fare dei lavoretti, soprattutto lavoretti piccoli, e tentare di bordare o rifilare, sarà molto scomoda da utilizzare. Niente, ho deciso di procedere così. Ora ve le faccio vedere separatamente, vi faccio vedere cosa c'è contenuto nella scatola e vi dirò il mio pensiero, quindi vi dirò cosa mi è piaciuto del prodotto e cosa non mi è piaciuto. Parliamo prima di Parkside, visto che è l'attrezzo sicuramente che interessa a più persone. Faccio un breve unboxing e poi vi parlo della macchina. Allora, all'interno della scatola troviamo: questo è il innesto per l'aspirapolvere, aspiracenere. C'è anche l'adattatore, difatti a me serve questo per collegare al mio aspiratore. Troviamo una guida a copiare, questa è molto comoda da utilizzare, prima o poi magari vi faccio un video e vi faccio vedere come funziona. Una guida per fare le fresate dritte, come vedete non è di buona qualità, però una volta che è innestata dentro e si tirano le viti, vi posso garantire che rimane bella stabile, bella ferma. Poi troviamo questo, che è un adattatore per i gambi, quindi possiamo utilizzare la fresatrice sia per utilizzare gambi da 6 che gambi da 8. All'interno della scatola addirittura troviamo 6 frese. Pensate che io ho dovuto comprare il kit delle frese per quello della TechLife, ho speso dai 16 ai 18 euro, invece all'interno della scatola troviamo 6 frese, e tra l'altro sono anche quelle più utilizzabili, e sono anche di discreta qualità. Poi troviamo chiaramente il libretto delle istruzioni e poi una cosa bella che ho trovato della Parkside rispetto alla TechLife è che la prolunga è lunga 4 metri, quindi è molto lunga e non si ha bisogno di aggiungere altro cavo. Ora diamo un'occhiata al corpo macchina. Come vedete è in plastica, completamente in plastica, e plastica neanche di pregio. Se vedete le rifiniture sono fatte veramente in maniera molto grossolana. Comunque vi dicevo che a noi interessa il motore molto potente, 1200 watt di potenza. Qui troviamo, vedete, la rotella per la regolazione dei giri dell'albero. L'albero gira fino a 11.000 giri al minuto. Per cambiare la fresa basta schiacciare questo bottone qui all'interno della scatola, troverete una chiave inglese per sbloccare la fresa e cambiarla.
Qui troviamo la barra micrometrica, come vedete anche questa non è di buonissima qualità, serve per bloccare, vedete, e per come si chiama, gestire la profondità della fresata che vogliamo, dare. Questo è il castelletto, serve anche questo per la regolazione della profondità della fresata. Come vedete, qui è dove si avvita la guida a copiare. E qua dove si inserisce, come vedete, la guida per le fresature dritte. Ora parliamo di TechLife, vi faccio vedere gli accessori a mano che li metto nella scatola, perché tutti nell'inquadratura non ci starebbero. Tanto per iniziare vi faccio vedere l'attrezzo che, come si dice, che trasforma la rifilatrice in una fresatrice, che è questo. Come vedete è costruita in materiali di ottima qualità rispetto a quelli della Parkside, anche le molle addirittura sono coperte per non farle come si chiama, rinsecchire. E qui troviamo i manici, come vedete sono in gomma, sono molto ergonomici e molto comodi da utilizzare. Qui troviamo lo sbocco per il collegamento alla macchina per l'aspiratore. Barra micrometrica, che chiaramente non è lunga quanto quella di una fresatrice, ma è, come si chiama, molto comoda da utilizzare. Qui abbiamo anche il castelletto. La base è in plastica, molto liscia, quindi è comoda da utilizzare. Poi troviamo una guida, come si dice, per fare le fresate curve. Questo attrezzo che ho trovato veramente, veramente scomodo, serve per utilizzare la bordatrice, per utilizzarla a mano libera. L'ho utilizzato una volta e non lo utilizzo più. Quello che utilizzo io di solito è questo. È semplicissimo, come vedete, basta inserire qui e fissare. Come vedete, io utilizzo così a mano libera e riesco a rifilare veramente bene. Per ultimo, cosa troviamo? Troviamo questo attrezzo. Questo attrezzo serve per trasformare la bordatrice in un dremel. Praticamente qui va inserita una fresa molto fine. Collegheremo questa parte al posto della fresa. Quando gira farà girare anche questo. Quindi si può utilizzare anche per fare delle fresate veramente piccole. Ah, dimenticavo anche la guida per le fresate dritte. Come vedete, molto più stabile, migliore rispetto a quella della Parkside. Come vedete si collega in un attimo. In più ha anche una vite a tre viti per il serraggio, quindi molto anche più comoda rispetto a quella della Parkside. Ora parliamo del corpo macchina. Corpo macchina, anche questo, come vedete, ha le impugnature che sono in gomma, quindi anche quando la utilizziamo con il corpo come si chiama, a mano libera, molto più comoda. Qui troviamo sempre la regolazione per i giri del motore. E il motore di questo attrezzo, come vi dicevo, è di 600 watt, quindi è potente la metà rispetto a quello della Parkside. Qui troviamo, come vedete, l'aggancio, se vogliamo appenderlo quando utilizziamo l'oggetto che vi ho fatto vedere prima per fare le fresate fini. Siamo giunti al termine della recensione. Come ultima cosa voglio farvi vedere come sono costretto a tenere la mia attrezzatura, visto che nessuna delle due case ha pensato a una scatola, magari anche venduta a parte, per riporre in maniera comoda l'attrezzo. Neanche Parkside, che di solito in regalo vi dà una cassetta in plastica, anche se non è di fattura buona, molto comoda da utilizzare. Niente, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, attivate la campanella per le notifiche, così il prossimo video che farò sarete avvisati. Buona giornata.